anche andare bene un pareggio. L'importante è non perdere questa sfida contro il Milan in trasferta. C'è da dire che negli ultimi anni il Napoli ha sempre vinto a Milano contro il Milan, e perché no? Non c'è due senza tre, quindi speriamo che questa sera possa succedere lo stesso. Poco fa vi dicevo, sono arrivate le formazioni ufficiali. Ebbene, il Napoli praticamente gioca con gli 11 titolarissimi, eccezione fatta per Victor Osimhen, che come sapete è ancora fermo ai box, per cui la scelta di Luciano Spalletti è ricaduta su Meret, Di Lorenzo, Lacamani, Kim, Mario Rui, Anghissà, Lobotka, Zielinski, Politano, che vince il ballottaggio su Lozano, Raspadori vince il ballottaggio su Simeone, e ovviamente lì il meraviglioso calciatore georgiano Kvaratskhelia. Questa è la formazione scelta dal Napoli. A Carlo invece la lettura della formazione del Milan, che deve sostituire, lo ricordiamo, lo squalificato Leao. Sì, mancano due grandi calciatori questa sera, Osimhen per il Napoli, Leao per il Milan. Pioli sceglie il solito 4-2-3-1, c'è Maignan tra i pali con Calabria sulla destra, Kalulu e Tomori centrali, con Theo Hernandez sulla sinistra, la coppia mediana formata da Tonali e Bennacer, dietro alla punta Giroud ci sono Messias, Decathlon e Saelemaekers. Quindi Saelemaekers sostituisce il portoghese. Carlo, sono molto d'accordo con te quando dici che il Milan e il Napoli in questo momento in Italia sono le squadre che giocano meglio al calcio. Il Napoli soprattutto in Europa ci ha fatto vedere qualcosa di straordinario nelle prime due uscite contro Liverpool e contro i Rangers. Da qui, insomma, passa una piccola fetta di scudetto per quello che riguarda soprattutto la convinzione che una delle due squadre riuscirà ad avere dopo questa partita. Sì, ne abbiamo parlato anche dopo la partita con Liverpool, perché poi i big match, che siano in Europa, che siano invece in campionato, ti danno sempre quell'entusiasmo quando riesci a vincere, è un entusiasmo che poi trasformi in energia positiva e che ti porti per tante partite. Milan e Napoli stanno volando già sulle ali dell'entusiasmo da questo inizio stagione. Il Milan sembrava aver perso quella brillantezza, no? Soprattutto dopo il pareggio di Sassuolo, si parlava di un Milan che non riusciva a ritrovare gli standard dell'anno scorso, però poi anche l'Europa l'ha galvanizzato. Il Napoli anche, stiamo parlando di una squadra, i rossoneri, che sono imbattuti da 22 partite in Serie A, hanno vinto le ultime 6 casalinghe, ma il Napoli ha fatto 7 punti in trasferta nelle prime 3, mantiene la porta inviolata da 6 partite, quindi davvero si affrontano due 11 al massimo della forma, e chi riuscirà ad ottenere i 3 punti stasera lancia un segnale al campionato. Carlo, tra poco andiamo in diretta all'esterno dello stadio, del meraviglioso stadio San Siro in Milano, con il nostro super inviato Michele Chianese. Intanto però ho da darti una bella notizia. Sai che in Italia non si fa altro che parlare, e non solo in Italia tra le altre cose, di caro bollette, aumento energia, e quindi vi diamo un consiglio. A questo punto non vi resta che cambiare gli infissi per non disperdere il caldo della vostra casa d'inverno e il fresco d'estate. Grazie a chi? Ai fratelli Beatoino, i nostri grandi amici, ormai partner della nostra trasmissione da tanti anni, che vogliono stare particolarmente vicini a noi italiani, soprattutto a noi napoletani, in questo momento così difficile dal punto di vista economico, perché i fratelli Beatoino abbassano i prezzi, non soltanto non aumentano, e sono tra i pochi a non farlo, li abbassano ulteriormente, i prezzi sono ribassati, e tra le altre cose si può anche beneficiare degli incentivi fiscali con il 50% in 10 anni da detrarre ovviamente rispetto alle tasse che andrebbero pagate. E quindi ringraziamo ancora una volta per questa splendida iniziativa i fratelli Beatoino, e poi staremo a vedere con la prosecuzione del super bonus se si ritornerà anche al discorso del 50% di sconto in fattura, e ovviamente attraverso i fratelli Beatoino sarete i primi a saperlo. Un abbraccio a Mario e a Giuseppe. Questo poi ve lo ricorderò anche durante il prosieguo di questa trasmissione. Tra poco, come vi dicevo, andiamo a San Siro, andiamo a Milano per parlare con i nostri inviati di quelle che sono le scelte ufficiali di ambo gli allenatori. Facciamo un piccolo giochino: manca più Osimhen a Napoli o Leao al Milan? Ma da quello che ho potuto vedere nelle ultime partite, direi Leao al Milan. E te lo dico anche guardando quella che è una statistica, ovvero con Leao in campo il Milan ha vinto il 70% delle partite, con Leao fuori ne ha vinto il 50%, quindi incide per il 20% in più sulle vittorie della squadra. Questo ti fa capire la differenza che fa nella squadra di Pioli il portoghese, perché è un giocatore che crea sempre superiorità numerica ed è differente rispetto agli altri esterni. Stasera c'è Saelemaekers, ci può essere anche Rebic su quella fascia, ma lui dribbla, lui crea occasioni, lui fa dei movimenti giusti, è forse uno dei giocatori migliori di questo campionato. Il Napoli
perde senza Osimhen, ma è una squadra forse ancora più corale rispetto al Milan e quindi può fare a meno del nigeriano. Raspadori deve trovare la condizione, ma è quel giocatore che da falso 9 può permettere poi gli inserimenti delle mezzale e delle ali, su cui Spalletti conta tanto. Andiamo al telefono per la prima telefonata della serata, vediamo chi è stato il più celere, il più veloce. Pronto? Ui, Lucio, buonasera, sono Enzo. Ciao Enzo carissimo, come stai? Non c'è male, tu sei buono. Benissimo, benissimo. Faccio un saluto a Carlo e a Danilo, a tutto il studio. A tutto tra studio. Poco arriva, Danilo. Dopo ti telefonate a voi. Ciao Enzo. Va bene, Enzo. Comunque stasera mi vinci per forza, Lucio. Vuoi la vittoria? Io ho detto che anche un pareggio andrebbe bene stasera. Hai capito? Avendo sta bucciando. A Roma sta bucciando. L'Inter ha perso. Infatti, bisogna approfittarne. Ma dobbiamo approfittare, poi insomma non a mettere paura, ma è uomo. Sono d'accordo con te, ma sicuramente il Napoli è una squadra non abituata a chiudersi, ma a proporre sempre bel calcio. No, no. E allora dammi il tuo risultato, Enzo. Se così si sentiva più tardi, va bene. Risultato secco? Agita lì. Quanto finisce la partita secondo te? Dammi il risultato. A me va basta sempre 1-0. A me va basta sempre il classico 1-0. Va bene Enzo. Ciao amico mio, tardi. Ciao. Allora, in fase di presentazione della partita, stasera si gioca in trasferta, andiamo a Milano e grazie al contributo del nostro duo Michele Chianese e Ernesto Di Girolamo, ci prendono per mano e ci accompagnano per le strade milanesi in questa piccola cartolina che hanno confezionato per tutti quanti noi e poi saremo live da San Siro. Godiamoci la cartolina che hanno preparato per noi i nostri amici di Campagna Like. Giornata di campionato, il Napoli è ospite del Milan e anche noi siamo ospiti della splendida città di Milano. Sì, appena arrivati alla stazione di Milano, fa freddo a Milano perché chiaramente deve far freddo a Milano, anche noi siamo col giubbino addosso, anzi no. Milano non può non fare freddo, esatto. Tranne che oggi. Ma fa freddo. In giro per la splendida Milano in attesa di Milan-Napoli, chiaramente alle nostre spalle, alla mia destra c'è la splendida zona dei Navigli di Milano, riconosciutissima anche per la Movida. Chi non conosce ovviamente questa zona, come potete vedere c'è anche il Molo Beverello alle nostre spalle, lo vedete benissimo. Salve. Molo Beverello? Certo che sì. Perché non è il Molo Beverello? Sei proprio un ignorante. Così proprio. Beh, ci siamo fatti riconoscere anche a Milano. Per andare, dove dobbiamo andare? E allora sicuramente troveremo un generale austriaco a cui chiedere indicazioni. O magari chiamiamo Lucio. Esatto, Lucio, a te. Se volete andare al manicomio, vi accompagno io, signore. Vabbè. Non poteva esserci, non esserci il grande omaggio al mitico duo composto da Totò e Peppino quando arrivano a Milano. Noi non abbiamo Totò e Peppino, ma abbiamo gli eredi di questa pseudo comicità napoletana. Signore e signori, li vedo già belli collegati all'esterno dello stadio. Mamma mia, che emozione stare lì fuori, comunque, ragazzi. La scala del calcio. Buonasera, Michele Chianese, Ernesto Di Girolamo. La scala del calcio è alle nostre spalle, è una fiumana di gente e ci sono tantissimi tifosi del Milan, tantissimi tifosi che arrivano allo stadio, ecco, li potete vedere, tantissimi sono anche tifosi del Napoli, vedi come urlano anche Forza Napoli, papà che ha detto... E il papà ha detto, stai silenzio, che siamo circondati da milanisti. Buonasera a tutti quanti voi, buonasera, come diceva bene Michele, dalla scala del calcio. Credeteci, ci abbiamo messo un'ora per arrivare qui
c'erano praticamente le metropolitane pienissime, tantissima gente, le persone che ci salutano alle nostre spalle, salutano tra le rispettive mamme, 60.000 persone, ma come ben sapete, ci sono, Michele, 5.000 napoletani giunti fin qui, qualcuno abbiamo anche ritrovato nella metropolitana, ma c'è una gran bella atmosfera. Esatto, Lucio, allora voglio subito farti vedere quella che è l'atmosfera. Come puoi vedere, c'è una ragazza, per esempio, seduta qui con la maglia del Napoli, tifosi del Milan, tifosi del Napoli, si va allo stadio insieme, si tifa ovviamente per le proprie squadre, è ovvio che giochiamo a Milano, ci saranno in prevalenza tifosi del Milan, però ragazzi è un'emozione bellissima perché abbiamo preso la metropolitana insieme, tifosi del Napoli, tifosi del Milan, gente che non gliene fregava nulla della partita e diceva che è tutta sta gente, però è bellissimo così. È stato bello, Michele, anche soprattutto quando poi c'è stato anche qualcuno, qualche tifoso del Napoli che ha, ragazzi, urlato un Forza Napoli nella metropolitana di Milano, e a differenza anche delle città che abbiamo ospitato, che abbiamo visto nelle scorse settimane, c'era anche un piccolo sfottò, però in realtà è tutto passato nel sorriso, nella goliardia, perché poi è bello anche essere così. Tra poche ore, tra un'ora, meno di un'ora, saremo in campo, chiaramente, però Michele, poi vedete la partita, quanta gente. Esatto, la partita prenderà il sopravvento, Michele. Si valuteranno ovviamente quelli che sono, sì, certo che sì, in campo, però certo che sì. Lucio, adesso intervistiamo anche un po' di tifosi che stanno arrivando, però partirei dalla ragazza. Assolutamente sì, andiamo subito da lei prima che la perdiamo. Eccola qua, ciao, come ti chiami? Adriana, vivi a Napoli o vivi a Milano? Milano. Vivi a Milano e tifi Napoli? Sempre Forza Napoli. Come mai tifi Napoli? Famiglia. Però sei napoletana di origine o no? Metà e metà. Chi è il calciatore del Napoli che ti piace? Ce n'è uno in particolar modo? È andato via. Esatto. Va bene. Insigne Mertens, va bene. Anzi, cogliamo l'occasione insieme a lei di fare un grandissimo in bocca al lupo a Lorenzo Insigne, perché sta attraversando un momento difficilissimo. Forza Napoli e viva Forza lo sport. Napoli sempre. Grazie mille, grazie. Un altro napoletano. Vieni qui. Napoletano di Napoli e chiaramente. Salve, buonasera. Qui per il big match. Come ti chiami? Rosario. Rosario, ma sei in trasferto o lavori qui a Milano? No, c'ho mia figlia che lavora qua e sono venuto a trovare a mia figlia. E per l'occasione siamo venuti qua a vedere la partita, che non siamo riusciti a vederla, vero? È una grande partita quella di stasera. Lo so, però già l'emozione dello stadio ci fa tanto piacere. Speriamo bene. Vinciamo facile. Il tuo pronostico qual è? Facile non proprio, secondo me, però vinciamo anche 2-1, secondo me non sarebbe male. Grazie, ma in tutto questo te l'aspettavi che un allenatore che oggi esordiva sulla panchina del Monza, della provincia di Napoli, di Mugnano, regalasse una gioia anche ai tifosi di Napoli involontariamente? Perché se perde quella squadra lì siamo tutti contenti. Vabbè, a prescindere, ringraziamo Raffaele Palladino, l'allenatore del Monza, che ci ha fatto un bel regalo al Monza innanzitutto. Però noi da buon napoletani siamo contenti quando la Juve perde, ma non per un fatto, solo per siamo sportivi, una rivalità calcistica. Siamo sportivi. Siamo sempre contenti. Forza Napoli. Grazie. Al di là di tutto. Grazie mille. Non so se riuscite a sentire, dallo stadio arrivano quelli che sono i primi applausi, penso che stia entrando in campo giusto per tastare il terreno di gioco il Milan, prima poi di quello che sarà il riscaldamento. Ernesto, non sono ancora arrivati i fischi, quindi no, questo è il Milan, questo è il Milan, questo il Milan del Napoli, Lucio, né tantomeno forse i tifosi. Prima Ernesto diceva che si salutava le mamme alle nostre spalle, io voglio salutare la mia che sta guardando insieme a papà sul canale 19 del Digitale Terrestre, così come quella che è la famiglia di Ernesto Di Girolamo, e poi abbiamo salutato e ringraziato per questo regalo ai tifosi del Monza, ma anche a quelli che non amano quella squadra, e tu lo sai benissimo, Lucio, che ne sono tantissimi. Raffaele Palladino, in bocca al lupo a Raffaele Palladino e in bocca al lupo davvero ancora una volta a Lorenzo Insigne, perché perdere un futuro figlio prima ancora che nasca è un dolore per la moglie e soprattutto per lui. Sì, Michele, è un dolore forse che non dovrebbe provare nessuno, quindi veramente gli siamo vicini. Guarderà probabilmente anche lui il Napoli stasera, forse per trascorrere 2 ore di spensieratezza, forse anche per dimenticare quello che è stato un lutto importante per tutta la famiglia. Quindi, come dicevi bene tu, la nostra vicinanza, la vicinanza di TV Luna alla famiglia Insigne. Show must go on, si diceva, esatto, in passato, quindi ecco, una famosa canzone ci indica anche a noi di continuare a guardarci e goderci Milan-Napoli. Ce ne andiamo ancora tra i tifosi, Lucio, o ti restituiamo la linea? Vai Michele. Continua a intervistare i tifosi. Andiamo ancora tra i tifosi, allora andiamo tra i tifosi. Ma guarda, ne vedo uno del Milan, eccolo qua, lo voglio intervistare. Come finisce stasera? Forse sì.
sono francese. Ah, è francese, francese Giroud, Giroud. Viva Giroud, perché Giroud mi piace tantissimo. Ragazzi, come finisce stasera? Non parlo italiano. Ma come lo vediamo? Ma poi non parlo italiano. Questi ragazzi li ho riconosciuti, ma non dico chi sono, perché sono in incognito sicuramente qui con noi. Allora, da questa parte, come finisce stasera? 2-0. 2-0, chi segna? Chi segna Giroud. Giroud? Quanto Giroud è forte Giroud? Buono, buono. E invece del Napoli chi ti piace? Non è uno che ti piace? Beh, Osimhen. Che non c'è stasera? Come Leao. Due mostri che non giocano. E l'altro l'ho seguito poco con la nuova che avete preso. Ah, Caraschelia. Caraschelia. L'ho visto poco, però perché quel poco che ho visto mi sembra buono. Speriamo che sia una gran bella partita. Speriamo quello. Grazie mille. Ciao. Grazie, grazie. Ernesto, ne sono tanti i tifosi che arrivano, vedi, ci sono anche le famiglie, le coppie, grandi tifosi. Guarda quando è alto questo, cosa fa? È il portiere, eh? Sidorf, grande giocatore. Michele, chiedi agli amici milanisti quanto sono dispiaciuti della sconfitta dei cugini. Adesso glielo chiedo così, a uno che indossa la maglietta del Milan glielo chiederò subito. Allora, scusate, mi chiedono da studio, quanto sei triste che ha perso l'Inter? Tantissimo. Tantissimo, quindi vedi quanto sono contenti anche loro di questa sconfitta. Ragazzi, quanto siete tristi che ha perso l'Inter oggi? Tristissimo. Per un cazzo! Ecco, bene. Vedi, questa è la risposta che ci arriva e ci piace tantissimo. Ci piace, ragazzi, aveva della faccia un po' rabbuiata Allegri in tribuna, ma quella di Inzaghi ancora di più. Quindi stasera saremo a vedere chi sorriderà invece tra Spalletti e Pioli, ricordando che l'Atalanta forse ancora in vantaggio, giusto Lucio, contro la Roma, e l'Udinese ha battuto 3-1 l'Inter. Sì, l'Atalanta ha appena espugnato l'Olimpico, ha vinto per 1-0, quindi l'Atalanta è capolista, quindi è da finita. Sola. Ha vinto 1-0 l'Atalanta. Esattamente. Contro la Roma. Intanto arrivano anche i tifosi del Napoli alla nostra destra. Eh sì, stanno arrivando anche i tifosi del Napoli che cerchiamo di intercettarli, in quello che vai, è il settore, vai. Dello stadio. Vedi se riesce ad intercettarli. Noi vorremmo intercettarli. Lucio, se ci dai davvero due minuti in tempo che ci spostiamo, ti restituiamo la assolutamente linea. Assolutamente sì, perché c'è la pubblicità. Mi riprendo la linea, vado in pubblicità e poi torniamo subito da voi. Grazie a Michele, vai. Grazie ad Ernesto. Allora, facciamo così al volo. So che c'è una persona da un po' di tempo al telefono, non la facciamo aspettare ulteriormente. Concediamo 30 secondi, pronto? Ciao, chi tu? Oh, signora Anna! Grande partita, Napoli-Milan stasera. Sì, dobbiamo stare attenti a quei due biondi che fanno con la testa, dobbiamo stare attenti. Senti Lucio, io penso sì. Te lo dai in diretta il mio numero, gentilmente. Io ti devo parlare una cosa molto importante. Sì. È una cosa fra me e te. Va bene, lei mi dà il numero in diretta e me lo segno. Il numero è, prendi carta e penna, ecco. 338. 338, aspetti. 15. 338, 15. 92. 92. 997. 997, perfetto signora Anna. Allora adesso vado in pubblicità e la richiamo. Va bene. Un abbraccio signora Anna. Sempre, non ti accedi nessuno. Nessuno, forza nessuno, forza Napoli. Grazie alla signora saluta Anna. Saluta tutti gli amici napoletani, il tifoso grazie, del Napoli. Grazie signora Anna, grazie. Allora prima di andare in pubblicità voglio salutare gli amici Carmine La Marca. Voglio salutare Giovanni Palma, ideatore ieri insieme al grande Raffaello di una grande serata, Griller Chef. Sono stato al BBQ Fest di cui abbiamo parlato l'altra sera, siamo stati da Dio, abbiamo mangiato benissimo, gran bella serata. E vi ricorderò poi durante la trasmissione che da sabato iniziano anche i corsi per chi vuole avvicinarsi, conoscere e soprattutto amare il mondo del barbecue americano. Facciamo così, andiamo in pubblicità perché poi dopo torniamo, speriamo di aver intercettato nel frattempo i tifosi del Napoli che stanno per entrare a San Siro. Restate con noi. Ben ritrovati con Luna Azzurra Stadio. 45 minuti all'inizio del match tra Milan e Napoli. Chi saprà rispondere alla neocapolista del campionato italiano? Perché sappiamo che per due settimane lo sarà sicuramente la squadra di Giampiero Gasperini, ossia l'Atalanta, che poco fa ha battuto all'Olimpico la Roma in trasferta. Quindi Atalanta che vola a 17 punti in classifica, uno in più rispetto all'Udinese. Chi l'avrebbe mai detto fino a qualche settimana fa? Anche perché c'è stata l'ennesima sconfitta della Juventus, caro Carlo, sì, di cui abbiamo parlato. E noi di TV Luna, di Luna Azzurra Stadio, abbiamo un'esclusiva, ragazzi, nazionale.
perché abbiamo qui in studio con noi niente poco di meno che l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Allora, Allegri, lei vuole mettersi di spalle, non vuole farsi riconoscere, nonostante sappiamo benissimo. Allora, buonasera Allegri. Buonasera. Buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. State per vedere i tre minuti più trash della televisione napoletana degli ultimi 150 anni di storia. Allora, dalla nascita, allora, dalla nascita. Buonasera Allegri. Buonasera. Allora, vogliamo parlare della partita di oggi? Allora, ragazzi, partita si vede a Cortomuso. Allora, a Cortomuso hanno vinto loro. Allora, fatemi parlare, se non capite sì. Il calcio, sì. Allora è un altro discorso. Allora, sì. Partita, bisogna pensare a Bologna. No, perché? Lei diceva che bisognava parlare prima, pensare prima al Benfica, poi al Paris Saint-Germain. Allora, se non si capisce di calcio, bisogna più vincere la partita. Allora, sì. Partita si vede a Cortomuso. Allora, i ragazzi hanno fatto 20 minuti bene e la tisa... Hanno andato proprio su, come sempre. Allora, se non capisci niente di calcio... allora, cominciamo con dire che se non capisci niente di calcio, il calcio si gioca 11 contro 11. Io ho l'impressione, Allegri, che ultimamente ne capiamo più noi che lei. Ma ci sarà un motivo se una squadra vince 90 No, ma ci sarà un motivo che la rendono Bruno all'anno e chi se ne è capace di vincere una partita. Allora, bisogna dire le cose come stanno. Altrimenti, lui quasi parla all'improvviso. Ragazzi, per più ci guardo bene. Allora, Allegri, lei... deve rispondere soltanto a quest'ultima domanda. Sì. Ah, che cosa dice a tutti quei tifosi delle altre squadre che la sostengono, che vogliono che lei resti l'allenatore della Juventus perché la trovano una sorta di comodità per le loro squadre? Che fanno di tutto per farli divertire. Comunque ci sono. No, ma che si stanno divertendo tutti quanti, tranne che tifosi della Juventus. Allora, grazie, signore e signori, è con noi Danilo Coppola. Buonasera, che soddisfazione, faccio stasera, che soddisfazione. Le partite si vengono a Cortomuso. Infatti Monza ha vinto a Cortomuso. È una genere a Cortomuso. Appunto. Bello. Allora Coppola, noi dobbiamo andare di Milan e Napoli, prima però andiamo dai nostri amici di Campania Like e soprattutto da lui, dal nostro Alessio Schiavo. Buonasera, ben ritrovato Alessio. Buonasera, buonasera Lucio, buona domenica a tutti. Allora, caro Alessio, andiamo subito a ricordare quella che è la formazione ufficiale del Napoli, così la vediamo anche in grafica, poi ricordiamo anche quella del Milan e le quote. Chi è dato per favorito questa sera per la vittoria del match? Assolutamente, partiamo subito con la formazione del Napoli, tra i pali ovviamente Meret, difesa con Di Lorenzo, Rachmani, Kim e Mario Rui. A sorpresa, visto che c'era questo ballottaggio con Olivero, ovviamente a centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski, in attacco Politano, Raspadori e Kvaratskhelia. Per il Milan, Maignan, Calabria, Tomori, torna Chierra al centro della difesa, a sinistra ovviamente Teo Hernandez, Tonale e Bennacer in mediana, sulla tre quarti Selemakers, De Ketelaere, Krunic, prima punta Giroud. Ti vado anche a leggere le quote perché sono molto interessanti. Milan Vai. Favorito 1 a quota 2,30, X a 3,25, così come a 3,25 la quota del Napoli. Under a 1,80, leggermente più alto l'over 1,90, gol 1,75, no gol a 1,95. Comunque ci sta perché Milan gioca in casa, è campione d'Italia, non ce lo dimentichiamo ragazzi. Sì, stando e alle quote diciamo... hanno festeggiato il titolo nazionale, per cui ci sta che il Milan parta leggermente favorito rispetto al Napoli. Danilo, ti do 60 secondi per presentare a modo tuo la partita tra Milan e Napoli, importantissima, lo era già prima. Adesso bisogna anche sapere approfittare dell'ennesimo falso falso della Juventus. Io non dico che è quasi fuori dalla lotta a scudetto, ma se il trend è questo, insomma, credo che abbiano problemi molto molto importanti e seri da risolvere. C'è la sconfitta dell'Inter, l'ennesima di questa stagione in campionato per la squadra di Inzaghi, la battuta d'arresto della Roma che poco fa ha perso per mano dell'Atalanta. Insomma, io ho detto in fase di presentazione che stasera basta non perdere. Sì, hai detto bene, anche se il Napoli ha tutte le carte in regola per poter fare una super partita anche a Milano, perché oramai ci sta abituando così. Questo è un campionato altamente alla portata del Napoli, noi non lo diciamo oggi che hanno perso diciamo tre big, ma lo diciamo già da inizio campionato. Diciamo il vento è cambiato e quindi il Napoli non deve perdere le occasioni così come ha fatto gli altri campionati. Quello che abbiamo visto oggi con il Monza è una squadra che allo sbando, cioè io ho visto una Juve allo sbando che si guardavano in faccia e non sapevano quello che dovevano fare. La Roma alterna momenti di schizofrenia calcistica dove esprime un gran calcio e momenti come quelli di oggi. L'Atalanta non credo che possa impensierire più di tanto perché non ha una struttura di squadra, una struttura di una società che magari può vincere lo scudetto, potrebbe essere un outsider. Il Napoli invece è quello che, come diceva Carlo prima, è quella che sta esprimendo il miglior calcio, è quella che fisicamente e mentalmente sta meglio. Io credo che
Stasera ci divertiremo a prescindere, poi il calcio è sempre, diciamo, episodi. Assolutamente, il calcio imprevedibile non è assolutamente una scienza esatta. Andiamo di nuovo a Milano, andiamo da Michele Chianese ed Ernesto Di Girolamo. Sì ragazzi, abbiamo perso i tifosi del Napoli mentre parlavate voi, abbiamo perso anche quello che era l'ingresso in campo del Milan con tanto di inno, abbiamo perso i fischi del Napoli. Sì, anche il Pioli son fare. Esatto, ci siamo persi di tutto, quindi se volete adesso vi raccontiamo che fa caldo qui a Milano. Ci stanno salutando un po' di tifosi del Napoli, del Milan alle nostre spalle, ma quelli che sono arrivati adesso sono entrati già allo stadio e va bene così ragazzi, c'è un bel clima, ve lo possiamo dire, adesso giusto, c'è un bel clima. Adesso soprattutto perché Michele si uniscono veramente anche nei colori rossoneri e quelli azzurri che stanno arrivando allo stadio insieme per questo big match, potete vedere anche dalle immagini, tantissima gente, ma tantissima è già dentro oppure in fila ai tornelli, Michele. L'hanno rimesso. Esatto, per farcela risentire. Non so se sentite? Sì, lo sentiamo. Michele, ma stanno ballando tutti nello stadio Meazzo San Siro, come lo vogliamo chiamare. Ma adesso parliamo un po' con i tifosi, parliamo un po' con i tifosi, così almeno andiamo a chiedere quella che è per loro la partita di stasera, come finirà. Signore, come finirà la partita? Vince il Milan! Vince il Milan, ovviamente. Sempre, ovviamente, per le sue. Quanto finisce? Vince il Napoli. Quanto finisce? 2-0 per il Napoli. Chi segna? Svarascheglia Raspadori. Forza Napoli. Vedi, ci ritroviamo anche qui, ragazzi. Ritroviamo anche qui 2-0 per il Napoli. Ha detto ragazzo, l'ho detto anche io. Secondo me finisce così. Però, come diceva Lucio prima, i tifosi ci sono i fischi adesso per quello che sarà forse l'ingresso in campo anche del Napoli. Lucio prima diceva i tifosi del Milan non so se saranno un po' attapirati per l'Inter, ma vediamo. Scusami, una domanda al volo: quanto sei triste per la sconfitta dell'Inter di oggi? Assolutamente niente, sono felicissimo, grazie. Come andrà questo campionato per il Milan? Come andrà il campionato per il Napoli? È tosta quest'anno, più dell'anno scorso, sarà un campionato molto equilibrato e il Napoli quest'anno fa paura, più paura dell'anno scorso. Grazie, viva lo sport. Arrivederci. Michele, qui invece vedete sono belli. Milan Napoli insieme. Sì, forza Milan sempre. Forza Napoli. Scusami, si va insieme allo stadio? Sì. Cos'è questa novità? Cioè di solito non si va mai. Fair play. Siete amici com'è? Sì. Vivi qui a Milano e vivi Napoli? No, siamo in un paesino in provincia di Como. Ah, ok. Uno per il Milan, uno per il Napoli. Stasera come finisce? 2-1 Milan. 3-2 Milan. Ah, per scaramanzia, lui ha detto così, va bene. È più buona la birra o invece è più bello un gol di Caraschelli qui a Milano? È più bello il gol di Caraschelli, vado a dire il nome. Vabbè, quello lì. Ragazzi, 77. Viva lo sport. Sempre. E forza Napoli. Forza Napoli sempre. Ce n'è un botto comunque. Viva lo sport, Michele, con l'altro tifoso del Napoli, come ti chiami? Daniele, chiaramente anche tu qui per Milan-Napoli. Sì. Un pronostico di questa partita, come finisce? Ma secondo me è un pareggio. Non so dirvi il risultato, ma secondo me è un pareggio. Può andare bene il pareggio, quindi. Chi segna? Penso per il Napoli può andare bene il pareggio, però non so chi segna. Spero Forza Napoli! Spero il 77, Il 77. Ma vorrei ricordare, ragazzi, che grazie. Siamo a Milano, non siamo a Napoli. Grazie, Daniele, grazie. Forza Napoli. Il Napoli gioca in casa sempre gioca in casa a Napoli. Non siamo mai fuori di casa. Come ti chiami? Aurelio, vieni qua, ti chiami come il presidente. Certo. Che ne pensi del presidente? Il presidente è una grande persona, però potrebbe fare molto di più, volendo. Poi alla volta speriamo che accontenti tutti. Tempo al tempo. Stasera come finisce? Non voglio dire nulla. È tosta però. È difficile perché Milan è una grande squadra. Quindi ce la giochiamo. Spero di divertirci. Cioè, una gran bella partita. Ma è difficile speriamo anche per il Milan però questa. Questo è poco ma sicuro. Sarà difficile sia per noi che per loro. Avrei forza Napoli. Spero solo che esca una bella partita. Forza Napoli. Sempre. Grazie. Allora facciamo vedere, grazie ovviamente a Tony De Angelis, quelli che sono ancora i tifosi che stanno entrando allo stadio, ricordando che Lucio ci sono
oltre 55.000 spettatori, 60.000 spettatori per questo incontro di questa sera, sold out. 5.000 da Napoli, chiaramente nel settore per il Napoli. Gli ultimi... ma ce ne sono tanti però, sparsi. Nelle varie tribune dedicate ai tifosi del Milan, il Milan che ha 48.000, se non sbaglio, di abbonati. Gli ultimi biglietti sono stati venduti nella giornata di oggi, quindi ecco Michele, sold out per un big match che vale la vetta. Lucio, se dovesse segnare il Napoli, contattate subito al telefono Ernesto Di Girolamo, perché noi durante la partita invece saremo impegnati in esterna. Visto che tu hai mandato Lucio Ciotola in missione esterna a Napoli, noi andremo in missione esterna qui a Milano, in una piazza che accomuna Milano e Napoli, poi capirai perché. Esatto, quindi magari vi aspettiamo chiaramente anche in... speriamo più volte, Michele, anche durante la partita, perché veramente speriamo che possa essere una partita ricca di gol e ovviamente con la vittoria il Napoli, che ne faccia uno in più rispetto al Milan. Torniamo con il sorriso domani a Napoli. Stiamo ancora tra i tifosi, andiamo ancora dai tifosi, forza ragazzi. Sì, ce ne andiamo ancora tra i tifosi, dai, andiamo ancora tra i tifosi. Vanno tutti di fretta adesso ragazzi, perché ovviamente come finisce stasera? Napoletani, io vedo un pareggio, 1-1. Aspetta, ma sei napoletano e tifi Milan? Sono milanista, sì. Va bene, te la perdoniamo questa cosa, ma sei venuto da Napoli qui o vivi qui? No, vivo qua. Come mai questa fede milanista? Diciamo che un po' tutta la famiglia è milanista, quindi... Stasera come farai stasera? Cioè i tuoi amici per esempio che sanno che tu tifi Milan ma sei napoletano, che pensano di te? Non posso dire parolacce. Dico solo che deve essere una bella partita, boh. Sennò che vinca il migliore. Quindi il Napoli. Sempre forza Milan, Ma come si fa? Un napoletano che tifa per il Milan, io questa cosa adesso non l'ho mai capita, perché un napoletano deve tifare per il Milan, così come i napoletani che tifano per altre squadre, capisci a me, adesso quelle squadre là. Quello è ancora peggio, Quello è ancora peggio. Allora, noi andiamo controcorrente, perché qua comprano panini, mangiano e vanno allo stadio. Le coppie che vanno allo stadio, aspetta che questo lo devo per forza di cose intervista. Quanto finisce stasera? Vince il Napoli. Vince il Napoli, come scaramanzia l'hai detto? No, perché tifo il Napoli. Veramente? E lui? Anche lui. Forza? Forza Napoli. Forza Napoli, ragazzi, vedi? Come finisce c'è stasera? Te, ragazzi, aspetta. Aspetta che io ne vedo uno che, speriamo che vinca. È bello grosso, bello speriamo grosso. Che vinca il Milan, ma sarà difficile perché il Napoli è forte. Sarà un bel campionato quello di quest'anno, vediamo tante squadre in testa alla classifica, per ora dopo 7 giornate il Milan dirà sicuramente la sua, ma quell'altra squadra di Milano che oggi ha perso alle 12.30, che ne pensi tu? Ma c'è un'altra squadra a Milano? No, non sapevo dell'esistenza. No? Dicono di no? Ah sì, quella con quel colore nero azzurro, non so cosa ha fatto, ma mi sembra che abbia perso. Ma posso essere felice della sconfitta della... No, ma interessa la mia squadra, degli altri non mi interessa. Per fortuna siamo tornati a essere forti, non ci frega niente degli altri. E questo è vero. E il Napoli invece, dai un voto a questa squadra. Napoli è forte, giocherà lo scudetto fino alla fine. Speriamo che vinca il Milan. Vediamo in una grande partita. Sì, ma le grandi partite sono belle solo se vince la squadra che per cui tifi. Anche questo è vero, grazie mille. Grazie a voi. Grazie. È vero però questa cosa, una grande partita se vince la squadra dicendo che per la quale tifi. In questo momento il Napoli che è la squadra migliore. Esatto. Lucio, diciamocela così. Ti possiamo dire che sono già tanti all'interno dello stadio, anche perché come dicevamo all'inizio del collegamento ci abbiamo messo un'ora per arrivare qui in zona San Siro, tutto bloccato Milano, soprattutto con le corse delle metro che dobbiamo dire funzionano benissimo, perché ogni 2 minuti e 30 secondi passano le metropolitane, affollatissime ma funzionano. Come finisce stasera secondo te? Pareggino va bene. Un pareggino va bene. E pareggini, pip, urrà. Però scusatemi, dovevo farla, scusatemi. Tu sei un cretino ed è il motivo per cui mi riprendo la linea. Allora ragazzi, ci vediamo tra poco. A te non so. Andate in giro. Allora andiamo al telefono noi invece, pronto? Caduta, ne prendiamo un'altra, 081-728-1414. Però caro Danilo, le immagini che ci giungono in diretta da Milano conciliano veramente... con lo sport, con il calcio, bello vedere i tifosi che entrano insieme allo stadio. Sì. Deve rimanere sempre tutto circoscritto allo sfottò, quello genuino, non quello discriminatorio che purtroppo ogni volta ci mandano contro. Ah sì, quello che in realtà abbiamo visto a Verona, se non sbaglio, con questi veronesi che ci soffrono in una maniera esagerata,
Poi ovviamente loro cantano questo Vesuvio lava lì con fuoco, ma credo che se lo siano detti che più fanno così e più abbuscano. Quindi diciamo Milan dovrà cantare poco se vuole almeno pareggiare, o altrimenti ragazzi poi quello parte un fischio dalla panchina. Quando cominciano questi cori, primi, secondo te, Spalletto, Fufischi, i ragazzi capiscono e aggrediscono e poi perdono i tre punti. Quindi credo che lo stiano capendo. Più loro usano questi toni così aggressivi e più diciamo perdono i tre punti. In realtà Milan e Napoli, Carlo, stanno continuando su quella che è stata poi la falsariga dell'anno scorso. Il Milan ha avuto più continuità rispetto al Napoli, che ha perso alcune partite che poi sono state deleterie, per cui è arrivato al 19° titolo della sua storia. Però è la dimostrazione che il lavoro di Pioli e di Spalletti, che ricordiamo stasera non sarà in panchina perché squalificato, lo vedrà dalla tribuna, continua a dare dei frutti importanti. Sì, l'anno scorso Milan e Napoli erano due squadre che si sono dimostrate capaci di raccogliere quanto l'Inter lasciava per strada e poi alla fine il Milan però ha avuto più del Napoli, come dicevi tu, quella continuità di risultati e quella maturità che forse nemmeno ci si aspettava dal Milan, perché è una squadra giovanissima, una squadra su cui Pioli ha lavorato davvero bene, dandole un gioco, dandole un'identità e sfruttando quelli che poi erano i punti forti all'interno dello spogliatoio. Penso a Giroud, Ibrahimovic, che anche se non erano in campo riuscivano a saldare il gruppo. E oggi Milan gioca un gran calcio, una squadra intensa, una squadra verticale, una squadra dove tutti si aiutano. Il Napoli è la stessa cosa. Il Napoli ha avuto un primo anno di lavoro con Spalletti che ha portato alla costruzione di quello che è un credo, e che si è fermato prima però del Milan, non ha fatto quello step successivo che può avvenire quest'anno. Perché? Perché l'abbiamo detto spesso, sono andati via quei senatori che non sono stati capaci di dare quanto Ibra e Giroud hanno dato alla squadra e sono arrivati dei giovani incoscienti come Kvara, come Raspadori, come Simeone, che non hanno più la cultura della sconfitta, non hanno perso e vogliono soltanto scrivere nuove pagine. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? È in diretta, salve. Pronto? Salve, buonasera. È Lucio? Sì, è in diretta, buonasera. Lucio, buonasera, sono Lucia. Ciao Lucia, buonasera. Buonasera. Buon domenica. Lucio, dopo un anno e mezzo sono riuscita a parlare finalmente con voi. Ah, ce l'abbiamo fatta. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Dici tutto, allora, Lucia. Allora, innanzitutto ti saluto. Sì, grazie. Santo te, gli ospiti che hai in studio. Sì. Il carissimo Danilo Coppola. Sono una sua cliente di Pizza Lò. Buonasera signora, grazie. Buonasera. Buonasera. Fai una pizza eccezionale. E non solo la pizza. Grazie. E te lo dice una che viene da una famiglia di ristoratori. Grazie signora. Senti, questo Napoli speriamo che stasera ce la fa godere questa grande partita. Speriamo, perché speriamo bene. Ho un milanista in casa, purtroppo. Ai, succede anche questo. Succede anche questo. Chi è? Chi è? Onestamente, il figliolo? Onestamente vorrei proprio vincerla sta partita. È suo figlio, signora? Il milanista? Eh? È suo figlio il milanista? No, è mio fratello. Ah, suo fratello. Ed è lì vicino a lei? No, io figli non ne ho perché non sono sposata, non aggiungo a nessuno, povero Cristo. Sarebbe stato un uomo molto fortunato invece. Allora, cara Lucia, ci dai il suo pronostico della partita? Io penso che il Napoli stasera vince 2-1. 2-1, allora Lucia, noi ci segniamo il suo risultato, anche il suo numero di telefono, perché casomai dovesse indovinare, lei vincerà una fornitura del caffè Lucarelli che noi mettiamo a disposizione. E soprattutto in palio a chi gioca con noi. Grazie signora Lucia. Veramente voglio la macchinetta. E quella allora deve chiamare durante la Champions League. Se prendo la linea, perché un anno e mezzo non so capace. C'ha ragione signora Lucia. Allora facciamo così. Faccio uno strappo alla regola stasera. Se Napoli vince 2-1 per festeggiare, io le regalo la macchinetta del caffè. Va bene. Va bene. Ti ringrazio, un bacione e sempre solo Forza Napoli. Sempre Forza Napoli, sempre Forza Napoli. Un bacio con il cuore, ciao. Grazie signora Lucia. Tra le altre cose ci dicono che questa è una delle trasmissioni più acculturate che ci sia
in giro nell'etere napoletano. Sì, 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 sicuramente. Ma noi così, durante la trasmissione, durante la diretta, leggiamo i libri, così come gli altri sorseggiano un bicchiere d'acqua, è vero Danilo Coppola? Passiamo la voce. Sì, scusami. Ti... Ma non è meglio, niente di meglio da fare? Piuttosto che condurre una trasmissione. No, meglio di te. No, 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 assolutamente. Ah, dovreste, okay, staccare con le immagini sul Coppola. Ecco, no, vabbè, appunto, come volete voi. Guardate che sta leggendo. Sta leggendo? Non ho capito. Sta leggendo un libro? No, sto guardando le figure, ma non ci stanno qua. No, non ci sono le figure. Questo è un libro, un romanzo. E Gian Filangieri. Ci trovate questa cosa per il cinema qua. Ma con il cinema? Gian Filangieri. Filangieri non è soltanto un no, cinema. Carlo Iaco, è lui. È lui, lui ha scritto il libro. Questo è il libro. Ma c'è, ha scritto pure la dedica. Guarda che il 29 c'è da fare, c'è una presentazione del libro. Ma chi? Noi abbiamo una presentazione il 29 di settembre. Dove lo ricordiamo, Carlo? Il 29 settembre, ore 18, al The Spark Hub Mondadori Store a Piazza Bovio ci sarà la presentazione di Gian Filangieri, che potete trovare dal 15 settembre in tutte le librerie, store digitali e su Amazon. Ma c'ho fatto che buffet, o no? Ma che? Ragazzi, lei non può venire perché c'è proprio una regola base: entra chi sa leggere. Lei sa leggere? Allora ti aspetto. Esattamente. Lei provvede al buffet, poi per il resto ci pensiamo noi. Alessio, mi raccomando, segnati questa data 29. Il 29, la presentazione di Gian Filangieri, eccolo qua. Questo magnifico libro che io sto leggendo proprio in questi giorni e che avrò il piacere di andare a presentare il 29. Allora, poi lo ricorderemo ovviamente anche nelle prossime puntate, che in realtà non ci sono perché c'è la pausa, quindi lo dobbiamo dire stasera tantissimo. Sì, ci vediamo direttamente. è vero, che la settimana prossima il Napoli, così come tutto il campionato, non gioca. Andiamo al telefono, pronto? Pronto. Salve, con chi parliamo? Gianluigi. Buonasera, signor Gianluigi, da dove ci chiama? Da Napoli, da Napoli. Quanto è teso, signor Gianluigi, per questa partita? Allora, io voglio dare un mio pronostico. Sì. Sono un tifosissimo napoletano. Sì. E il suo pronostico è? Allora, per me stasera 3-1 per il Napoli. 3-1 per il Napoli, benissimo. Chi la decide sta partita? Chi segna? Sì, sì, sono convintissimo, convintissimo. Quali sono i marcatori secondo lei? Per me Raspadori, sicuramente. Mm. Raspadori e al cartellino. Anche perché poi Raspadori con il Sassuolo l'anno scorso a Milano due volte l'ha sbancata, sia con l'Inter che con il Milan. Signor Gianluigi, grazie per aver chiamato. Grazie. A lei, a lei, a lei. L'anno scorso, se ricordo bene, cari amici, voi ne capite molto più di me di calcio, ma il Napoli la partita la vinse frenando completamente quella che era il punto forte del Milan, ossia la corsia di sinistra, la catena di sinistra dove agivano Teo Hernandez e Leao, che questa sera, ricordiamo, non ci sarà. Come avrà studiato la partita questa settimana Spalletti? Allora, 30 secondi a cominciare da Carlo Iacono, poi Danilo e Alessio. De Cattelaer, secondo me. Mm. Secondo me De Cattelaer è l'uomo in più di questo Milan, senza Leao, perché è il trequartista ed è lui che sposta l'azione del Milan, che parte dalla fascia laterale, va a costruire su una delle due e poi si sposta sul lato debole per attaccare la squadra. È un giocatore però, Carlo, schema, che fino a questo momento si è acceso a tratti nel Milan. È vero, insomma, che è un ragazzo giovanissimo, sì, gioca per la prima volta in Italia, ha bisogno di ambientarsi, a differenza di Kvaratskhelia che è entrato veramente a gamba tesa nella però realtà napoletana. Ha tanta qualità, sì, e quindi può far girare il Milan. Spalletti, secondo me, con Lobotka e Anguissa gli può creare una gabbia. E se fermi il riferimento centrale, blocchi il gioco del Milan. Attenzione, perché ho visto uno sguardo un po' perplesso di Danilo Coppola, perché lui la settimana scorsa non ha apprezzato molto Tavernier, lo ricordiamo. Tavernier. Il terzino sinistro. Allora, dei due cose, tale qua al buon, e poi fa scrivere libri. Oh, ma no, ma tu non hai paura di la gabbia di Cattelaer, allora. De Cattelaer. E a Kvaratskhelia che c'ha da fare? Allora, io ho risposto come ha organizzato la partita. Allora, io voglio poi dire una Pioli cosa. Non lo so, carissimo Filangieri. Allora, le cose stanno così. Questo Kvaratskhelia che è arrivato in Italia era sconosciuto anche a noi. Questo sarà l'arma in più del Napoli e Pioli, secondo il mio punto di vista, sa da pigliare l'all-in proprio il mio secondo tempo. Questo De Cattelaer che voi avete detto che va a fasi alterne, mentre Kvaratskhelia non va a fasi alterne. Leao non ci sta, quindi è una... Ma facciamo lo stesso partito. Quindi Coppola, lei mi sta dicendo che noi tra poco passeremo da Pioli on fire a Pioli on all-in. È così? Bravi. Allora, lui è più veloce.
Il Sicilaolin fa male, non voglio un 5 per te. Come? Quindi stasera un 5 Pioli, ne prende 5. Non so, no, questo non lo so, però tu ogni tanto, tu particolarmente che mi fa stazzare tutto il nervo, dici queste cose dei catalani, che se la stessa cosa di Tavernello fa pure rima. Diamma bello, ti voglio bene. Alessio, invece la tua... Tralasciando il solito De Hernandez, anche perché Di Lorenzo non l'abbiamo visto proprio in gran forma in questo inizio di stagione, quindi avrà da fare, credo che Giroud potrebbe essere l'uomo pericoloso, perché comunque è un uomo di esperienza, Rachmaninov, ecco. Forse peccano soprattutto il secondo da quel punto di vista. Ma io voglio bene a sti ragazzi, ma perché? Anche ma perché loro fanno sempre lo profil, capito? Profilo si basso piange, per poi stata. Esatto, è tutto scaramanzia. È il gioco delle parti. Allora adesso nel frattempo prepariamo anche gli ultimi precedenti tra Milan e Napoli in quella di Milano. Prendiamo intanto una telefonata. Pronto? Pronto? Non riusciamo a sentirla, pronto? Pronto? Ecco, adesso sì. Salve, buonasera. Buonasera a te, Lucio. Come stai, amico Ciao, mio? Ciao Gennaro. Ciao Gennaro, ben ritrovato. Allora, come, grande partita. Come stai? Bene, bene, Gennaro. Milan-Napoli. Senti, dimmi. Mi fate rimanere che scioglie senza la macchinetta. Ma sì. Ma fare una domanda, per un pareggio senza la macchinetta. Dammi il risultato esatto della partita di stasera, vai Gennaro. A me piace perché tu chiami proprio per esprimere la tua vicinanza a Napoli, per sapere delle formazioni, per farci complimenti, e invece dei giochi non te ne porto proprio. Dimmi il risultato della partita, Gennaro, vai. 3-2 per il Napoli. 3-2 per il Napoli, dimmi i marcatori. Allora, Doppietta di Be. Doppietta di Be. Prima c'era Ba nel Milan. Raspadori, Guaraschelia, basta così, me ne servono soltanto due. Va bene Gennaro, ce lo siamo segnati. Un abbraccio. Ciao, ciao, ciao Gennaro, ciao. Allora, c'hai i precedenti? Sì. Vai. Ti dico quelli che sono i precedenti. No, non i tuoi precedenti. Tra Milan e Napoli, ma proprio questo quelli. Questo è cretino, scrittore e cretino tra le altre cose, Iacolo. No, io non ho precedenti, ne hanno però 148 Milan e Napoli. 44 le vittorie degli azzurri, 56 quelle del Milan, 48 i pareggi, gol fatti 168, molti meno rispetto a quelli subiti che sono ben 206, diciamo però che c'è anche un bel distacco storico per così dire tra Milan e Napoli che si è poi attenuato negli ultimi anni, però è vero, mi sembra giusto anni che Napoli è sempre stato corsaro, l'anno sì. Scorso la decise Elmas, vero? Elmas. Decise Elmas l'anno scorso. Va bene signori, manca un quarto d'ora all'inizio del match. Allora andiamo adesso in pubblicità, così dopo saremo pronti per raccontarvi le emozioni in tinte azzurre e non rossonere di Milan-Napoli. Restate con noi.